Ragazzi, finalmente qui. Me l'avete chiesto veramente sotto ogni video che andavo a fare di questa tipologia dello scherzo alle iene. E finalmente oggi arriva la reaction allo scherzo fatto alla Parodi. Quanto mi avete rotto il cazzo per sto scherzo, ragazzi? Ma tantissimo. Quindi eccoci arrivati quest'oggi a vedere lo scherzo fatto a Benedetta Parodi. Come tutti ben sappiamo, è la moglie di Fabio Caressa. Mi sono fatto la barba, sembro molto più giovane, ho perso molti anni, sembro anche più magro in faccia senza barba, perché la barba mi riempie. Cioè, non che io sia magro, per carità di Dio. Però, sì, quello. Detto questo, andiamo a vedere questo scherzo. Mi raccomando, 20.000 like e facciamo un prossimo scherzo. Consigliatemi qua sotto nei commenti quale potrei vedere, a quale potrei reagire. E insieme, chiaramente, quindi fatemi sapere. Iniziamo. Allora. No. Beh, già iniziamo piangendo. Giustissimo. Cosa è successo a Benedetta? Ok. Parodi? Perché piange così disperatamente? E non faccio la ricetta del budino? Avrà scotto la pasta? Salato. Avrà strato troppo l'acqua. La cuoca più famosa d'Italia. Ma guarda che montaggio. Complimenti. Complimenti. Daniele, guarda che bel montaggio, Daniele. Apprendiamo. Parlavo con il mio montatore. Bene, come stai? Bene, bene. Ti disturbo 5 minuti per una proposta. La proposta è un programma di 3 puntate in cui Benedetta dovrà cucinare con un altro chef. Che strano, perché gli propongono un programma TV? Che c'entra la figlia? Alla Parodi la proposta interessa molto. E così qualche... Collatissima. Cioè, se questa proposta lì non andava bene, che fa? Saltava lo scherzo, si inventava un'altra cagata. Il giorno dopo viene convocata per conoscere l'autore del programma e lo chef. Buondì, buondì. Ah, questo è lo chef. Guarda che bello chef, che bel ragazzo. Certo, stanno studiando il format. Che bella cosa, un brainstorming, insomma. Bellissimo, certo. Con questo baffo poi mi fa un sacco ridere. Lo chef è carino. Carinissimo, certo. Sì, esatto, ci sta. Certo. Lo chef ha fatto colpo. Se esteticamente non era carino, te mandava a fanculo, chiaramente. Così funziona la TV, la grande TV, il grande spettacolo. Che merda. Ah, comunque mi avete chiesto cosa tengo in mano ogni volta che faccio le reaction. Ogni volta che faccio le reaction c'ho sempre questa roba in mano, che è il tappino della telecamera. Tipo antistress, non lo so, l'ho avuto sempre. Ah, già registrano. Ma è una registrazione fake, chiaramente. Una bella adolescente che ha concepito col marito Fabio Caressa, noto come... Eccolo qua, il mitico. ...di perdere la testa per l'affascinante ultra trentenne chef Marco. No! Cioè, la figlia fingerà di innamorarsi dello chef che ha a casa? Pronto per... Oddio. Un po' raffinati. Esatto. E così dopo le presentazioni si parte con la prima ricetta. Ma quello che mi sto chiedendo è: lui è un vero chef o no? Boh. Poi perché c'è uno spazzolino in cucina? Chissà. Non facciamoci domande. L'azione viene interrotta dall'ingresso in scena della nostra complice Matilde. Eccola qui la figlioletta. In maniera... Scusate, non lo sapeva, non povera topina. Mati, perdonami, stiamo registrando. Tra l'altro, microfoni perfetti perché sono tutti e due microfonati. Cioè, questo scherzo è perfetto. Ragazzi, è il problema di registrare in casa. Marco, scusa se ti ho invaso casa, E mentre la madre si mette a cucinare per la figlia, lo chef approfondisce la sua amicizia. Cioè, entra la figlia durante le riprese così e la madre si mette a cucinare per la figlia. Cioè, ma figa, stiamo lavorando, non rompere il c***o. Cioè, ti piace greco? Sì, più o meno. Vai bene? Più o meno, sì, no, in greco sì, in latino che si chiama. L'arrivo di Benedetta. Cazzo, che ha fatto? Ok, allora, al lavoro. Non mi ricordo più dove eravamo rimasti. Matilde sembra rapita dallo chef e non gli stacca gli occhi di dosso per tutta la mamma. Attenzione, annuisce, sorride. Giusto per la mia prossima domenica in famiglia. E stop. Che cringe. Ah, è cringissimo. In giardino. E Matilde, come da copione, lo segue. Ma cos'è che devo fare, poverina? Loro il momento della pausa. E così finisce la prima giornata di fatica. Ok. Lo stesso pomeriggio, approfittando del fatto che la Parodi è uscita, noi, con la complicità di suo marito Fabio... Sto giro, rispetto al scherzo fatto a Caressa, lui era complice. Mentre nello scherzo fatto appunto a Caressa, la moglie, la Parodi, non sapeva un c***o. Qui tutta la famiglia è complice, solo la Parodi è ignara di tutto quello che sta per Stretto. Accadere. Che mi chiedi, sta picchiando le pillole? Chi ha Caressa che si prende tutte queste pillolette? Ma quanti cazzo di pillole si piglia, Caressa? Oh, ma che è? A po', frate. Ma in tutto ciò c'è un problema. In casa manca qualcuno. Matilde, ah, manca la figlia. Sono le 8 e 12. Aia, arriverà. La regola della casa è che si mangia alle 8. E per quell'ora tutti devono essere a tavola. Nessuna eccezione. E che se mangia? L'insalatona? No, tortellini, che mica so. Uno spezzatino. Pare buono. Sia ce l'ha Eleonora, la sorella minore.
che mostra sua madre una Instagram story in cui si vede Matilde in un bar di Milano che beve un aperitivo in compagnia di Marco lo chef. No! Aperitivo con lo chef, non ci credo. Subito carezza, com'è lo chef? Ma che sta a dire? Oh, madonna. È lui, per forza, c'è scritto poco, si chiama Marco. Madonna, triggeratissima, raga. Poi caressa super credibile. E quanto è già sto cuoco? Cioè lui sa tutto, però ci mette, recita benissimo. Continuano a rispondere. Ma siamo impazziti. Ma dove sei? Sono al bar blanco. Sono al bar blanco. Ma sei fuori di testa? Ma sei scemo? Pronto? Sì. Ma chi ti ha dato il permesso di uscire? Oddio, sono... L'ho detto sì, a papà. Ma sei impazzita? Ma quanti anni pensi di avere? Ma dove? Ma Marco, come? Impazzita! Ma Marco chi? Io? Esatto. Sì. Ma come cazzo mi è venuto? Oddio! Ma con due? Sì. Soli? Oddio! Ma in tre, cioè la serata in tre, stiamo prendendo l'aperitivo. La serata in tre? Ma che minchia sei in tranquillità, tipo? In moto? In moto? Ha avuto la mia stessa reazione. In moto? Ma che cazzo stai a dire? Sì. No, mamma, non ti faccio parlare. Passami. Con Marco. Ci vediamo Passami a casa, Marco. Ci vediamo a casa. Marco. Madonna. Marco. In moto? Ma che cazzo è, oh? Oggi? Oggi l'ha conosciuto mentre stava qui. Poveri tutti i membri della famiglia. Secondo me loro, il piccoletto tipo non sa niente, perché non gli hanno detto niente. Poraccio incredibile, dice, ma che sta succedendo? Si sono scambiati il numero di telefono. E te tu sei accorto un cazzo? Ma io stavo lavorando. Chi stai chiamando? Di nuovo Matilde, ma non mi risponde. Matilde non le risponde più. E così. Comunque Caressa è troppo tranquillo. Cioè dopo che ha visto quello scherzo fatto a lui è troppo tranquillo, raga. Il telefono di Marco, il baffone. Il baffone. No, oh, lui ride. Il grande ride da morire. Ride da morire. Centro, luogo 2. Matilde non mi ha detto niente, è fuori di casa, non è tornata a cena. Ma questo è scemo. Mamma mia, raga. Se mi giri il numero lo alzo da terra fino a Mercurio e poi ritorno. Oddio. 16 anni. Quanti anni ha sto cretino? Madonna, raga, è impazzita. Ma... No, fratemo. Scusami se ti rompo quest'ora, grazie, ciao. Però sempre gentile la parodia, sempre gentile, sì, complimenti. Benedetta è su tutte le furie. Siccome nessuno le risponde. Oddio, ma chi è quella signora? Matilde, salve signora, ma chi è quella lì? Oddio. Quanto è grande questa famiglia? Ma che sto coglione. Bevono il vino. Ah, sì, ma io faccio andare in galera questo. Addirittura. Matilde, stai rischiando di non uscire per un mese. Questo è un vocale palesemente. Non usa mezzi termini comunque la parodia. Subito. Era segnata, decide che l'unica cosa da fare è aspettare. È pra, è cena, compa, dai. Ne parlo io. Oddio, ragazzi, ho una fame pazzesca a guardare quella roba. Non so cosa sia, ma sembra buona. Dà un appuntamento a mia figlia di 16 anni lunedì a prendere un aperitivo. Ma che cazzo ti credi? Pezzo di merda. Io ti ammazzo. Io ti disintegro. C'è più da cretino. Un coglione. Guarda il figlio. Tutti sei così. No. Mi ride, raga. Adoro. Oddio, chi è? Oh, finalmente Matilde è arrivata. Madonna, raga, la fine. Ma oh, ma non siamo impazziti? È la fine, è la fine. Scusa, devo partecipare anch'io però a sta cosa. Stiamo alla fiera del paese. Vabbè. Cioè, è così mischia. In una zona non coperta dalle nostre telecamere, le invita a tavola, ma Matilde non ha fame e si va a chiudere nella sua cameretta. Dove però c'è una telecamera? Lo spieghi o la chiudi dentro casa? Cioè, non è che ci stanno attendendo, eh. Sono d'accordo. Democratico, Caressa. La prossima volta, quando c'è il sole di mezzanotte in Norvegia, e andiamo. Sì, quindi mai, praticamente. Certo, sto stronzo non mi risponde.
Perché deve dire allo stronzo? Questo compare nel video. È lo chef, figa, nel video. Cioè, a casa mia per cucinare, ed è sto coglione. Domani fermi tutto. Giusto. Della gente della Parodi. Abbiamo bloccato le riprese. Pasquale ha bloccato le riprese. Anche lui è turbato dal comportamento. Ah, bravo Pasquale. Però non si fuma in casa, che la puzza pesa more, Benedetta. Non è d'accordo. Per carità di Dio. Non bisognava sospendere. Domani gli parlavo, gli dicevo che se si avvicinava ancora una volta a mia figlia. Che fai? Andavo lì e gli spaccavo la faccia. Senza mezzi termini. Quello che ride. Ma intanto la figlia, dove cazzo è? È rimasta qui a vedere le riprese tutto il tempo. Infatti dice, ma che strano. È stata lì seduta a vedere le riprese tutto il tempo. Matilde. Che strano. Questa ragazza. Però ce lo continua a insultare. In tutto ciò la figlia si sta facendo lo smalto, chiaramente. Mamma mia, mo. Dalle nostre telecamere nascoste. Chiaro. Esagerate, eccetera, però abbiamo bloccato la produzione. Certo. Ma certo, è un uomo di 30 passa mania che viene a casa mia. Cosa sta succedendo intanto nelle altre stanze? Un omicidio? Ma che hai subito? Ha una ragazzina di 16 anni. Comunque è troppo pacata la madre, raga. Che cosa vuole? Ma niente, mamma, c'è un ragazzo carino e mi chiesto di uscire. La persona aperitivo con lui non vede cosa c'è. Troppo pacata, troppo pacata. Brava però, giusto così, così bisogna parlare ai ragazzi d'oggi. Sì, lo so. Mamma, vi sono trovata bene, abbiamo parlato di un sacco di cose. Tanto continuano gli omicidi. Vabbè, sarà sempre così, sarà il tuo migliore amico, vabbè. Mi sono trovata bene, un ragazzo carino, un ragazzo intelligente, ha la testa sulle spalle. Non vedo cosa ci sia di così sbagliato, di così grave. Madonna, ha la testa sulle spalle. Ha una ragazzina di 16 anni. E perché in realtà ha altre mire. Sì, diglielo, diglielo. Svegliati, ma non lo conosci, quindi non lo ma come non lo conosco? Ci ho lavorato tutto il pomeriggio, sì, li conosco meglio di te io, gli uomini, abbi pazienza. Aia, la mamma ha un po' più di esperienza, chiaramente. Quello che tu devi capire. Ma quello che devi capire tu, che posso decidere io con chi voglio uscire. Va bene. Tu figa, tu non mi rompere il c***o, mio, quindi non ti metto in mezzo. Vuole trombarti, punto. Minchia, ragazzi. Gliel'ha detto, cioè, così, gliel'ha detto. Stava tenendo, voleva che lo capisse lei da sola. Invece no, vuole trombarti. L'importante è sbollare. Seconda volta, ti dice, vieni a casa mia a prendere l'aperitivo questa volta. Che ti infilo un discorso se ti invito a casa mia, chiaramente. Se io ti vedo un'altra giusto volta, così, con ti ammazzo. Cioè, se ora mi scrive e mi chiede di riuscire, io ci riesco. Comunque la figlia top recitazione, cioè incredibile, incredibile. Vediamo. Top recitazione. C'è cabina armadio, bagno in camera. E schere. E tutto li fa così. Sì. Domani registriamo. Le riprese si svolgeranno nella cucina di ok. Benedetta. Alle 12 tutti i membri della troupe sono pronti in casa. L'unico che manca è lo chef. È proprio Marco. Dimmi che è con la figlia, ti prego. Non risponde nemmeno al telefono. Io sto controllando Matilde che non sia con lui. Sai che poi io sono un po'. Ma sono tutti complici là dentro. Mamma mia, è con Matilde, raga. Sicuro è con la figlia. Stai tranquilla. Ma dopo raccia, raga. Stai tranquilla. Fatti dire dov'è. Andiamo subito, dai. Carezza credibilissimo. Stai tranquilla. Non perdiamo la pazienza, bene? Perché se no finiamo sui giornali in galera poi. Sempre in galera. Ogni volta che c'è qualche scherzo in cui è compreso, coinvolto Caressa, c'è sempre la galera di mezzo. Sempre. Posizione dell'appartamento in cui si trova. E oddio, così, che ridere. Perdere altro tempo, Benedetta si precipita sulla macchina del marito. Minchia, che fanno, Van? Adesso io lo tengo fermo e tu lo sarai. Bene, perfetto. Arriva ottimo. Un nuovo messaggio da parte della ragazza. Tipo, dimmi che è nuda. Ah, no. Qualcosa che la lascia senza parole. Tatuaggio. Ma poi la figlia che scrive così mi ha fatto un regalo. Cioè, proprio alimenta il fuoco. No, io voglio che Caressa si incazzi. Cioè, quando si incazza lui è top, raga. Fa troppo ridere. No, non è possibile. E come hanno fatto? Non ti incazzare. Vabbè. Adesso va in galera. Adesso va in galera. Stiamo
facendo? Cioè adesso lei sta facendo un tatuaggio, vabbè, quindi meglio, guarda, un tatuaggio. Come me? Ho capito, cioè, dice, adesso stanno facendo un tatuaggio, meglio il tatuaggio che altre cose. Oddio, si è tranquillizzata. Sto volando. Le mani di quello chef. Oddio, sto volando, raga, bellissimo. Questa per adesso, per tutta la vita, al tatuaggio fatto da sto figlio di c***a. Perfetto, maledetto. Ragazzi, appena lo vede, secondo me, tipo, lo ammazza. Oh, finalmente arrivano a casa di questo benedetto chef. Ma Caressa se n'è andato? Se ti va andato a cercare perché? Ehi, senti, dove sei esattamente? Che io sono qui, vorrei salire a salutare. Sì. Vorrei salire a salutare. Ma che cazzo sei a di? Una volta ottenuto citofono è 202. Benedetta si fionda verso la casa. Quello che l'aspetta è uno scenario da Trainspotting. Madonna! Tatuaggi illegali mentre sua figlia Matilde e lo chef quarantenne sono stravaccati sul divano. Insomma, il sogno di ogni... Ti prego, dimmi che lo fanno, tipo li trovano abbracciati o qualcosa del genere che esplode. Ragazzi, qua finisce male. Benedetta sta per finire contenta, malissimo, eh. Madonna! Madonna! Madonna, adesso lo picchia! Lo picchia! Io da mezzogiorno che ti aspetto, ho ancora il microfono per fare il programma. Ma sai quanti anni ha mia figlia? Certo, sì. A 16 anni. Oddio, oddio, oddio. Troppo tranquilla, eh? La cosa bella è che sta parlando con quei due che tipo... Cosa sta succedendo? Che cazzo vuole questo? Tipo, chi è? Oddio. Oddio, è impazzita, raga. È impazzita. È impazzita. Tranquilla, Benedetta. Per favore, Michele, gli alza le mani. Io adesso ti denuncio. Ti denuncio, perfetto. Lei è minorenne. Lei è minorenne. Certo. Sì. C'era un genitore. Chi è che l'ha tatuato? Era lui. Era lui il genitore, il tutore, certo. Pensavo fosse. Quando io ti aspettavo a casa. Oddio! La situazione è anche pericolosa, quindi tu ora ti alzi. Comunque ancora sta continuando a mantenere la calma. Ma non è pericolosa. Fidati di me. Vieni. Tu non si può tatuare a casa. Chi è c'è alla porta? Oddio, forse è la ragazza di prima. Hai 16 anni, ora io chiamo i carabinieri. Vuoi che chiami i carabinieri? Sta chiamando i carabinieri, veramente? Matilde, a chi sta chiamando? Padre. Non hai il diritto di stare qui da sola. Vieni a casa, ti prego, ne parliamo a casa. Lasciala qua, tranquilla. Madonna santa! Mica Dio! Ma chi ti conosce? Ma non ti voglio mai più vedere nella mia vita! Poraccio, raga! Oddio! Cioè, continua a opporsi però la figlia, qua è la fine, picciò. Ti devo prendere per un orecchio quando... Con cui mamma mia, ragazzi, sta posando i telefoni. Inizia. Adesso la tira. Ecco. Madonna, alla fine. No, i capelli. Oddio, poraccia. Per noi è il momento di intervenire. Oddio, poraccia. Oddio. Mamma mia, raga, i capelli. Gli ha staccato almeno una ciocca dei capelli. Meno male che è intervenuta perché la picchiava. Cioè, la ammazzava, raga. Che succede? Mamma mia. Nel frattempo i vicini. Che succede? Stop! You violated the law. Ragazzi, ci mangiamo tutti quanti una matriciana tutti insieme. Poraccia, cazzo. Sono tutti qua, c'era anche Fabio con noi. La figlia palesemente, gli mancano dei capelli, sono sincero. Oddio. No. Ma io non penso mai che si mai cascata. È uno scherzino, amore. Caressa, è uno scherzino, amore. Ignaro che dopo qualche anno sarebbe toccata anche a lui. Dopo qualche mese, in realtà. Mi sa che mo divorziamo. Bene, signori, che dire? Io direi che per questo video possa essere tutto. Questa era la reaction allo scherzo fatto alla parodia. Finalmente l'ho fatto, mi raccomando. Oh, ragazzi, se questo video non arriva a 20.000 like, vi amma. No, scherzo. Fatemi sapere nei commenti quale altro scherzo potrei andare a guardare insieme a voi. Questo, bello, bello, bello. Al pari di quello fatto a Caressa che mi ha fatto morire. Sì, al pari. Sì.